spesso l'incontro, abbiamo fatto una discussione anche tra di noi rispetto alla situazione della Beltrame. Stamattina l'azienda, oltre ai dati, diciamo, macroeconomici, industriali, di una crisi del settore, per giustificare quello che è la situazione complessiva del gruppo, ma per dirci qual è la situazione complessiva del settore, che sapevamo benissimo, non è che c'era bisogno di questo incontro. Ovviamente dopo questi dati ci hanno detto che entro la metà di questo mese, quindi entro il 15 di marzo, dovrebbero essere in possesso di tutta una serie di dati più stringenti, dove sono nelle condizioni di poter fare una valutazione rispetto al budget, perché loro ci hanno detto che rispetto agli ordinativi disponibili ad affrontare una discussione che preveda, secondo quello che erano le voci che giravano fino ad oggi, la chiusura di un qualsiasi sito. Abbiamo detto che vogliamo rivederci con l'azienda entro 15-20 giorni, quindi appena loro sono in grado di avere questi dati. Nel frattempo, come Fifi Web Nazionali, noi ci siamo già attivati nei giorni scorsi, ma con l'impegno di aspettare l'incontro di oggi con l'azienda, ma ci riattiveremo già a partire da adesso, appena finita sta riunione, con il Ministero dello Sviluppo Economico, perché a questo punto si apra un tavolo di confronto al Ministero che sia finalizzato alla salvaguardia dei siti Italia di Beltrame. Sono già questa settimana licenza in cassa integrazione, quindi già a partire dalla prossima settimana cominceranno già i primi giorni della prossima settimana a fare le assemblee per spiegare che non è un problema solo di Torino, ma è un problema di tutto il gruppo il fatto questa situazione. Noi cercheremo nei prossimi giorni di sensibilizzare, di far capire a tutto il gruppo, a tutti gli stabilimenti. La situazione non è erosia per loro e nera per gli altri, perché il problema vero è che si stia sfogliando la margherita e alla fine, pettalo per pettalo, non ci rimane più niente. Quindi l'obiettivo è quello di, già nei prossimi giorni, di aprire un confronto al Ministero per poter mettere in campo tutto quello che è necessario e per garantire la sopravvivenza di tutti i siti in Italia della Beltrame. Questo è la discussione che è venuta fuori oggi, su cui come coordinamento, come segreterie nazionali diamo un giudizio negativo rispetto al fatto che oggi, al di là di qualche numero che si possono recuperare probabilmente da qualsiasi sito, di grosse novità non sono uscite fuori. Quindi proprio per questo motivo noi pensiamo che a questo punto anche le istituzioni, anche il governo deve cominciare a essere parte attiva rispetto a un settore che è in questo momento in grossa crisi, ma che non proprio perché è in grossa crisi non si può pensare che la soluzione sia chiudere gli stabilimenti, ma la soluzione è mantenerli aperti perché ci auguriamo che nel giro di poco questa crisi passi. Quindi questa è la discussione. In concreto, a San Didero, vai in mezzo. Oggi l'azienda di San Didero non ha dato nessuna indicazione rispetto a semplicemente riconfermato il piano, quello che ha presentato i primi di dicembre, la cassa integrazione nei prossimi giorni, penso che ci sia un incontro, non so quando, devono definire la data, all'Unione Industriale di Torino. Su quello che riguarda il piano, l'azienda ha riconfermato il piano dei primi di dicembre,
ha detto che nell'arco dei prossimi 15 giorni è in grado, dopo tutta una serie di verifiche, di poter dire qualcosa di più concreto e di più preciso. E quindi oggi siamo in una situazione dove le notizie che sono uscite sul futuro di Torino non ne sono uscite. Se dicessi guarda Torino... Che cazzo fanno allora qua? Casa! Ma non te lo facendo! Che cazzo lo fanno Milanese? A casa! Dobbiamo mettere in campo tutte quelle iniziative che ci permettano di mantenere i siti aperti, che sono il tavolo del Ministero, che sono tutto quello che è necessario.